Oggi parliamo dei tassi di interesse, quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa si nasconde dietro questo dato. Prima di procedere, tuttavia, ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero argomenti come questo oppure la price action di Arduino. Inoltre ti consiglio anche a seguirci su tutti gli altri canali social, tra cui il canale Telegram, in modo da rimanere aggiornato all'uscita di ogni nuovo video e su tutte le attività che portiamo avanti. E inoltre ti consiglio anche di dare un occhio al mio canale YouTube, dove invece parlo prevalentemente di marketing, di business e di sviluppo dei business. Detto questo, possiamo procedere. Ormai più di un anno fa è uscito il primo video della rubrica Economia per tutti, o meglio, della playlist Economia per tutti. E in quel primo video avevo parlato proprio dei tassi di interesse e ne avevo parlato perché per quella rubrica era ovviamente ed è un argomento fondamentale perché è un argomento cardine proprio per la comprensione dell'economia in generale e per il funzionamento anche di meccanismi come l'inflazione. O meglio di fenomeni come l'inflazione e di tutti i vari meccanismi poi che ci sono dietro le valute e alle oscillazioni del valore delle valute stesse. Ma al di là di questo, oggi torniamo a parlare dei tassi di interesse perché sono un indicatore leading e infatti noi in questa playlist parliamo degli indicatori macroeconomici da osservare, leading e lagging, e i tassi di interesse sono proprio un indicatore leading con degli aspetti anche, o meglio per certi aspetti, è anche un indicatore lagging. Tuttavia, prima di spiegarti il motivo per cui si tratta di un indicatore leading e in parte anche di un indicatore lagging, voglio fare una panoramica sui tassi di interesse per capire a fondo di cos'è che stiamo parlando, in modo da permetterti di capire davvero l'importanza di questo indicatore. Il succo del discorso sta nel fatto che attraverso i tassi di interesse, in ogni caso, le banche centrali possono alterare e indirizzare il valore delle valute, quindi l'andamento del valore dei prezzi delle valute, influenzando di conseguenza il tasso di inflazione. La domanda che naturalmente potresti avere e alla quale bisogna assolutamente rispondere è: ok, ma come fanno le banche centrali tramite i tassi di interesse a influenzare il valore delle valute? E sappiamo benissimo che influenzare il valore delle valute è una cosa difficilissima. Perché? Perché il Forex è il mercato più liquido al mondo e di conseguenza è chiaro che è difficile andare a influenzare un mercato del genere. Tuttavia, la ragione è che tra le banche esiste un mercato interbancario, nel senso che le banche si prestano proprio dei soldi tra di loro e questo avviene con le banche di tutti i livelli. E cosa vuol dire? Vuol dire che le banche che hanno liquidità in eccesso, quindi liquidità in surplus, prestano di fatto dei soldi alle banche che invece hanno deficit, quindi hanno liquidità in deficit. Quindi le banche che hanno liquidità in deficit chiedono soldi alle banche che hanno liquidità in eccesso, quindi in surplus, ed ecco che il mercato interbancario, molto semplicemente, funziona così. Quindi chi ha i soldi li dà a chi non li ha in prestito. Naturalmente, come ho detto, questo può avvenire tra tutte le banche e di conseguenza anche le banche centrali sono coinvolte in questo mercato interbancario. E come ovvio che sia, quando qualcuno presta dei soldi a qualcun altro, è ovvio che questo qualcuno vorrà qualcosa indietro, nel senso, nessuno presta dei soldi a gratis, diciamo così. E quindi cosa vorrà indietro? Vorrà indietro un tasso di interesse. Quindi tasso di interesse nel senso che chi si prende i soldi in prestito ti dà la somma, ti ridà indietro la somma che ha ricevuto più degli interessi, quindi una parte in più. Quindi è proprio qui che si nasconde il motivo per cui attraverso il mercato interbancario e attraverso i tassi di interesse si possono influenzare i valori delle valute. Proprio perché questo influenza il costo del denaro. E un'ulteriore domanda che potresti avere è: come mai aumenta il costo del denaro all'aumentare dei tassi di interesse? Infatti, all'aumentare dei tassi di interesse sale il costo del denaro e allo scendere i tassi di interesse tendenzialmente scende il costo del denaro, ma questo lo vedremo tra pochissimo. Prima voglio fare una breve parentesi, nel senso che, come vi ho anticipato all'inizio del video, circa un anno fa, anzi in realtà un anno e qualche mese fa oramai, abbiamo realizzato proprio un video sui tassi di interesse e in quel video andiamo a vedere in modo piuttosto specifico come funziona il meccanismo che c'è dietro i tassi di interesse e quindi andiamo in quel video a spiegare anche le varie tipologie di tasso che ci sono. Infatti non esiste solo un tipo di tasso di interesse che viene applicato dalle banche centrali e quindi ti consiglio di andare a vedere anche quel video in modo da avere una panoramica completa e chiara dell'argomento e insieme anche a questo video sicuramente avrai
avrai i mezzi per orientarti un pochino di più in questo mondo e soprattutto orientarti di più nell'interpretazione di questo dato. Non ne parlo oggi delle varie tipologie di tassi di interesse perché l'ho già spiegato appunto in quel video, ma soprattutto perché oggi voglio guardare di più le cose da un punto di vista proprio dell'investitore. Ma prima di entrare in quell'ottica, quindi nell'ottica dell'investitore, voglio concentrarmi anche su un aspetto che reputo molto interessante. Questa cosa molto importante che vi voglio dire è che i tassi di interesse sembrano ovviamente un qualcosa di lontano da noi, di un pochino di astratto che non ci riguarda direttamente, ma al di là del fatto che i trader devono ovviamente sempre prestare attenzione a questo tipo di dato e chiaramente anche gli investitori, ma al di là di quello è un qualcosa in realtà che ci tocca molto più da vicino di quello che non sembri. Perché? Perché i tassi di interesse, influenzando il costo del denaro, quindi influenzando il valore delle valute, influenzano di fatto i nostri atti quotidiani proprio. Nel senso, quando noi andiamo a comprare qualcosa al supermercato, piuttosto che in panetteria, piuttosto che al bar o piuttosto che da qualunque altra parte, ecco, quindi useremo i soldi, ovviamente, ecco, se c'è inflazione, quindi l'inflazione è influenzata ovviamente anche dai tassi di interesse, ecco che noi pagheremo di più le cose, nel senso che i prezzi tenderanno ad aumentare. E avevamo fatto dei video anche sull'inflazione, tra l'altro, e ti consiglio di andarli a vedere per sapere meglio che cos'è l'inflazione e le sue dinamiche. Ma comunque, per farla molto semplice, se c'è inflazione noi tenderemo ad avere i prezzi che si alzano a livello proprio generale, quindi saremo costretti a pagare di più le cose, nel senso che il nostro potere d'acquisto si abbasserà. Ed ecco che è questo il motivo per cui anche una persona normale deve tenere presente che cosa sono i tassi di interesse, che cos'è l'inflazione e cosa sono tutte queste dinamiche che influenzano direttamente la vita delle persone. E naturalmente non posso non fare un'osservazione anche sulle implicazioni che hanno i trader che operano sul Forex circa i tassi di interesse, nel senso che i tassi di interesse hanno delle forti implicazioni sul mercato valutario. Perché? Perché, come ho appena detto, influenzano l'andamento del prezzo delle valute. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio noi stessimo seguendo una coppia di valute XY, per esempio, che sono due valute diverse, e c'è un trend, mettiamo caso che ci sia un trend short su questo cambio, ecco che nel caso in cui in Y la banca centrale decidesse di abbassare i tassi di interesse, può essere che questo trend rallenti. Infatti potrebbe essere che Y inizia a non essere più così debole rispetto a X come era prima, ed è possibile anche che si inverta la tendenza, magari anche solo per un periodo, o che comunque magari lateralizzi, o che comunque in ogni caso molto probabilmente la debolezza non sarà più così forte come prima. Perfetto, quindi abbiamo visto parecchie cose già, ma ora è il momento di andare a capire perché i tassi di interesse sono un indicatore leading prevalentemente, ma perché anche si tratta di un indicatore che per certi versi potrebbe essere considerato lagging. Partiamo con il spiegare il perché si può parlare anche di indicatore lagging quando parliamo di tassi di interesse, semplicemente per il fatto che sono una conseguenza di una situazione economica antecedente al cambio dei tassi stessi, nel senso che i tassi di interesse vengono toccati quando c'è qualcosa che non va, perché altrimenti sarebbero sempre uguali. Per esempio, se l'economia va male, si intende ad abbassare i tassi di interesse, e viceversa, se l'economia invece va bene, si tende ad alzare i tassi di interesse nel caso in cui questa crescita fosse troppo sostenuta. Tuttavia, parliamo anche di indicatori leading, perché? Perché ci dicono quello che probabilmente succederà in futuro a una certa economia, e per economia qua intendiamo anche proprio il valore delle valute. Perché? Perché noi abbiamo quindi l'aspetto dell'indicatore lagging. Perché? Perché mi dice che se una banca centrale, per esempio, alza i tassi di interesse, vuol dire che probabilmente l'economia fino a quel momento andava bene. Ma sono indicatori leading perché io, se vedo dei tassi di interesse che si alzano, sono costretto a valutare l'ipotesi che questa crescita economica antecedente al cambio, o meglio al rialzo dei tassi di interesse, potrebbe venire meno, indebolirsi, o comunque sia potrebbe essere meno sostenuta e meno vigorosa di prima. Perché? Perché le banche centrali alzano i tassi di interesse per limitare l'inflazione, che spesso è caratteristica di un'economia sana che cresce. E quindi, considerando che l'inflazione può essere un aspetto negativo se supera certi livelli, è ovvio che la banca centrale è costretta a intervenire, quindi limitare la crescita, per quanto possa essere brutto da dire, sembra brutto effettivamente, me ne rendo conto, ma è una cosa necessaria per evitare poi delle ripercussioni di altra natura. Al contrario, se l'economia va male,
e ho un cambio dei tassi di interesse, quindi il ragionamento qual è? Che economia che va male, cambio dei tassi di interesse, quindi indicatore lagging. Perché? Perché se i tassi si cambiano e si abbassano, vuol dire che probabilmente arrivo da una situazione economica che non era tanto positiva. Ecco che a quel punto mi posso aspettare che l'economia migliori e quindi mi posso aspettare o che la, diciamo, la caduta dell'economia rallenti, o che addirittura ci sia un'inversione e che l'economia inizi a prosperare nuovamente, perché le persone sarebbero portate ad acquistare di più. Qui c'è un meccanismo che mi rendo conto essere sottile, nel senso che non è molto, non è super banale capire questa cosa. Perché? Perché noi abbiamo un indicatore che ci dice che qualcosa va male e che in futuro andrà bene in un caso, e nell'altro caso un indicatore che ci dice che qualcosa va bene e che in futuro è più probabile che non vada più così bene. E quindi bisogna riflettere molto su questo aspetto e cercare di essere razionali nella valutazione di queste cose. Perché? Perché è vero che se una banca centrale dovesse alzare i tassi di interesse, vuol dire che la situazione prima era positiva, ma può essere che poi non sia più così positiva dopo, nel senso potrebbe rallentare questa crescita. Quindi merita le giuste cautele, le giuste osservazioni da questo punto di vista questo indicatore. Comunque quello che voglio dire anche è spiegare il meccanismo proprio pratico per cui i tassi di interesse influenzano l'economia. Allora, il motivo è che, come vi ho spiegato prima, esiste un mercato interbancario in cui le banche si prestano i soldi e ci sono i tassi di interesse. Quindi, detto molto semplicemente, se i tassi di interesse vengono alzati, vuol dire che le banche, per farsi prestare i soldi dalla banca centrale, hanno bisogno di pagare più interesse, devono riconoscere un maggiore interesse alla banca centrale in questione se ha alzato i tassi. Di conseguenza, se alla banca costa di più avere liquidità, ecco che questo costo verrà trasferito al cliente finale, nel senso che la persona che va in banca e chiede un prestito, quindi non so, un finanziamento, un mutuo, una cosa di questo tipo, ecco che gli sarà richiesto a questa persona un tasso di interesse maggiore. Quindi il risultato qual è? Il risultato è che le persone tenderanno a chiedere meno prestiti alle banche. Chiedendo meno prestiti, tendenzialmente ci sarà meno spesa, perché è ovvio che se i prestiti sono concessi con facilità, avviare un'impresa è molto più facile, per esempio avviare un'azienda è molto più facile, fare investimenti di questo tipo è molto più facile. Invece se un interesse è alto, è chiaro che sarà molto più difficile ottenere dei fondi, perché dovremo pagare più interessi e saremo meno propensi a farlo, e quindi questo influenza proprio la spesa. Al contrario, un ribasso dei tassi di interesse porterebbe a una situazione opposta, nel senso che magari la situazione va male, nessuno chiede prestiti perché costa troppo avere prestiti eccetera eccetera, e la spesa è poca, quindi, ed ecco che invece se si abbassano i tassi di interesse costerà meno alle banche chiedere soldi alla banca centrale, di conseguenza il costo del prestito la banca non dovrà trasferirlo ai clienti finali, e quindi i clienti finali, quindi quelli che chiedono i soldi poi alla banca, no? Quindi banalmente la persona che va a chiedere un finanziamento, appunto un mutuo, una cosa di questo tipo, ecco che lo farà più volentieri, perché gli sarà richiesto indietro un minor tasso di interesse, quindi gli costerà meno indebitarsi, quindi sarà più facile che le persone avviino imprese e comunque che spendano soldi. E aumentare la spesa in un'economia vuol dire poi migliorare un po' tutto nel complesso, chiaramente. Però ti consiglio anche di guardare tutti gli altri video sugli indicatori di cui parliamo in questa playlist, perché insomma vedrai che ci sono cose molto interessanti da osservare in questi ambiti. Con questo quindi è tutto, io spero di essere riuscito a essere il più chiaro possibile in questo tema, che mi rendo conto non essere facilissimo, quindi nel caso in cui non avessi capito qualcosa ti invito assolutamente a chiedere nei commenti, o comunque sia a chiedere chiarimenti, o magari a fare osservazioni, o a dirmi insomma qual è il tuo punto di vista anche su questo tipo di dato, che io reputo veramente molto affascinante, perché influenza tante cose e, come ho detto anche durante il video, influenza proprio direttamente la nostra vita. Quindi davvero fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se hai dei dubbi, se hai insomma qualunque cosa fammela sapere nei commenti. Poi ti invito nuovamente a iscriverti al canale, ad attivare la campanella in modo da ricevere la notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video, e anche per la ricezione delle notifiche qualora facessimo delle dirette. Poi ti consiglio nuovamente di seguirci su tutti gli altri canali social, tra cui il canale Telegram, e ti invito di nuovo a dare un occhio al mio canale YouTube se ti va, dove invece parlo prevalentemente di business, di marketing e di sviluppo dei business. Con questo quindi direi di averti detto tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, alla prossima!